Buongiorno, come state? Io ora mi preparo la colazione e poi vi racconto della serata di ieri. Allora, questa mattina in realtà non ho neanche tanta fame, mi sono fatta però un ginseng perché ne ho bisogno, sono un po' stanchina, devo ancora recuperare un po' di ore di sonno. Ieri in realtà non abbiamo fatto tardissimo, per mezzanotte qualcosa ero a casa, però ora che poi ho fatto un po' di cose, mi sono preparata per dormire, è stato un po' tardi. Però sicuramente meno stanca di ieri mattina, quindi dai, piano piano ce la facciamo abituarci a questi orari e a questa vita padovana. E no, allora ieri bellissimo, siamo andati in questo pub che tra l'altro è vicino a casa mia, cioè tipo in macchina ci abbiamo messo 5 minuti, e che è lunedì sera fanno il karaoke, e bello, bello. C'è il latte freddo, scaldo il latte e torno da voi. Allora, intanto che si scalda il latte. No, allora, molto bello perché ne siamo arrivati un po' prima. Di solito il karaoke parte dopo le 10, così abbiamo fatto due chiacchiere e ci sono, è un pub, quindi molto easy, però anche dentro carino, tipo affrescato, molto bello. E noi eravamo tipo nella saletta, proprio nella sala più karaoke, ma tipo rialzati su una pedana, quindi anche un po' in una zona un po' più intima, non so come dire, non in mezzo alla caciara, ecco. E tra l'altro i miei amici si sono conosciuti, che sono insieme adesso, proprio lì, la prima volta. Quindi sullo stesso tavolo, cioè proprio è stato molto bello e hanno voluto cantare una canzone insieme e mi hanno detto se volevo andare anch'io, però mi sembrava anche un po' un momento romantico per loro e hanno cantato Mamma Mia e strabellino, tanto teneri, e la prossima volta ho detto che devo cantare anch'io perché in realtà tipo io mi vergogno un sacco perché sono stonata, però mi piace cantare e quindi lì sono proprio carinissimi perché c'era un gruppo di ragazze. Oddio. Ecco, Greta fa i suoi primi danni. Mi sono girata e ho visto esplodere il latte. Questa è quello che è accaduto. Dicevo, spero di non fare altri danni. No, queste ragazze praticamente avevano scelto una canzone inglese e cioè non riuscivano proprio a star dietro e non hanno preso una parola. E c'era solo un momento che faceva tipo la canzone oh, e tipo tutti cantavano perché era l'unica cosa che l'unico pezzo che riuscivano a cantare, e tipo hanno detto scusate ragazzi, e tutti no, bis bis, cioè tipo stracarini, stracoinvolgenti. Quindi se sei negata a cantare è il posto perfetto per sfogarti, e quindi ci voglio troppo andare. Mi piacerebbe organizzare con i miei compagni perché in gruppo è molto bello. La mia coinquilina mi odierà perché questo 1 anno e mezzo che sono qua a Padova, lei andava quasi spesso lunedì, mi ha sempre detto dai vieni vieni vieni, io no 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 no, e tipo ieri già mi ha minacciato dicendomi vai al primo karaoke senza di me, così mi perdonerà per questo. E niente, adesso faccio la mia colazione e poi mi preparo per andare in uni. Allora, pronta per questa nuova giornata, mi sono preparata anche il borsone della palestra oltre lo zaino. Così se riesco dopo lezione vado in palestra. Vediamo perché oggi ho tipo un quarto d'ora per mangiare, spostarci di edificio, trovare posto, quindi sarà molto faticosa come giornata, ma let's go! Chiara, devi correre perché sei ancora qua, dobbiamo andare a prendere i posti. Abbiamo conquistato la seconda fila addirittura per la mia prof preppy. Lezioni per oggi terminate e ora vado ad allenarmi. All is lost.
lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence in it. Allenamento finito, sono distrutta. Si torna a casa. Ho anche strafame. Allora, sono tornata a casa e per merendina oggi mi sa che mi faccio un budino proteico, ovviamente metà. Abbiamo caramello o caramello. Chissà cosa sceglierò. Caramello. E poi magari mi mangio un frutto o qualcos'altro, adesso vediamo. Allora, post merenda ho lavato la cucina, le superfici, ho sistemato un po' l'immondizia, eccetera. Adesso finalmente posso riposarmi un po'. Sono un po' indecisa se farmi subito la doccia, perché in realtà volevo far bollire le patate, perché stasera voglio farmi le patate con l'hamburger, quindi devo un attimo valutare come fare le patate, se al forno, devo un attimo capire. E quindi ho detto, quasi quasi, mentre metto a bollire le patate vado in doccia, e devo fare anche meal prep per domani, devo fare un botto di roba, ma prima o poi ce la faccio a riposarmi. Alla fine ho deciso di farmi direttamente la doccia, poi ho videochiamato mia nipote e mia mamma, e ho già deciso di far andare le patate, le ho tagliate quindi a spicchi, le faccio bollire un po' e poi le metto in forno, quindi stasera hamburger e patate, e magari mi faccio poi due zucchine, così visto che domani non ho preparato il pranzo, non ho molta voglia di prepararlo, mi sa che ho le piadine e ho una busta di affettato di crudo, quindi magari mi posso fare delle zucchine per stasera e domani, mi faccio domani una piadina, così risolvo molto velocemente il tutto, e poi domani con calma preparo per giovedì e venerdì. La settimana prossima cercherò di organizzarmi meglio col meal prep, tornerò a fare i miei amatissimi meal prep, così sono più comoda. Allora, intanto che ho buttato le patate in forno, purtroppo le ho fatte cuocere troppo, bollire troppo, e si sono un po' spappolate, però magari si ripigliano un attimo in forno, faccio un po' il forno ventilato, un po' di grill, vediamo. E niente, in attesa leggo un pochettino e poi mangio presto perché ho famissima stasera. E poi finalmente mi butto a letto, mi guardo The Good Doctor e non ne voglio sapere proprio niente, perché ho proprio bisogno di stravaccarmi e riposarmi un po', che anche oggi alla fine non sono riuscita a sedermi un attimo, a parte ora ovviamente. Tra l'altro sono abbastanza contenta e fiduciosa e positiva, perché forse avrò una novità e una piccola cosina che volevo fare quest'anno, che vi avevo accennato, e vediamo, non spoilerò niente, perché cioè non dico nient'altro, perché voglio prima vedere se va a buon fine, e quindi nel caso vi aggiorno poi. Comunque, niente, oggi le mie compagne sono state alla lezione della Luca Angeli, che io adoro, ho visto la presentazione sul libro, è fantastica, poi spesso ho visto delle interviste al telegiornale, in TV, eccetera, e hanno detto che è meravigliosa, cioè proprio tutti i professori dovrebbero essere come lei, e proprio, cioè, hanno detto che è stata una lezione bellissima, cioè la più bella di questi due anni. E io in realtà quest'anno non penso di frequentarla, perché sarebbe un esame del terzo anno, che vabbè, volendo ne possiamo anticipare, però le mie compagne lo fanno solo perché vanno in Erasmus e quindi volevano insomma anticiparselo. Io non ce la faccio a seguirlo quest'anno perché ho già troppa roba, però veramente spero vivamente che non me la tolgano l'anno prossimo, perché faccio una strage, cioè io voglio assolutamente godermi l'anno prossimo le lezioni con lei, perché è magica. Hamburgerino in cottura e forse le patate stanno diventando carine. Oh, comunque cena pazzesca. Le patate sono venute uno spettacolo, io non mi sarei mai aspettata una roba del genere. Buonissime, stracontenta veramente. E adesso mi mangio un biscottino, un dolcettino così, e finalmente posso andarmi a riposare. Che bello, non vedo l'ora. Ma prima mi faccio la mia tisanina. Allora, prima che crollo da un momento all'altro, perché sono veramente lì sul punto di dormire,
Vado a prepararmi per andare a letto e quindi ne approfitto anche per salutarvi. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche oggi in questa giornata e molto produttiva. In realtà sono contenta di quello che ho fatto, portato a casa e adesso ho un meritato riposo. Come sempre vi lascio anche i miei social e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi altri contenuti. E noi come sempre poi ci vediamo domani. Ciao!